Oggi propaghiamo il Ficus Benjamin. Buongiorno a tutti, eccoci qui oggi con un nuovo argomento. Oggi vedremo come moltiplicare il Ficus Benjamin tramite la tecnica della talea. Una tecnica davvero semplice e alla portata di tutti. Il Ficus Benjamin, chiamato anche Fico Beniamino o semplicemente Beniamino, fa parte del grande genere dei Ficus, che comprende tante altre piante d'appartamento come il Ficus elastica, il Ficus macrofilla o anche il Ficus carica, che è il fico, la pianta di fico, quella che abbiamo un po' tutti in giardino, che comunque tutti conosciamo. E infatti, se abbiamo la fortuna di vedere il nostro Ficus Benjamin fiorire e fare dei frutti, vedremo che i suoi frutticini saranno dei piccoli fichi. Un'altra cosa che caratterizza praticamente tutti i ficus è che quando andiamo a potarli, quindi andiamo a tagliare un ramo, perdono un po' di linfa, che sembra un latticello perché è linfa di colore molto bianca. Questa cosa ce l'ha il Ficus Benjamin, come ce l'ha anche il fico normale. Prima di spiegare come fare la talea, parliamo del perché dovremmo moltiplicare il Ficus Benjamin. Si tratta di una pianta spettacolare, che in natura raggiunge davvero svariati metri d'altezza, decine e decine di metri, quindi un vero e proprio albero. Nel nostro appartamento ha la grandissima capacità di adattarsi, di crescere in vaso e quindi comunque di raggiungere le dimensioni più contenute, però si tratta proprio di uno dei protagonisti dei nostri appartamenti, perché comunque i 2-3 metri li raggiunge tranquillamente e anche in poco tempo. Infatti ha senso moltiplicare il Ficus per talea perché in primis attecchisce molto bene e secondo, in pochi anni avremo delle piante che riusciranno a essere molto riempitive nel nostro appartamento. Pensate che questa è una talea che ho fatto 4 mesi fa ed era alta 5 cm. Il costo per fare questa talea? Zero. Infatti la talea è un'ottima tecnica per propagare le piante a costo zero o comunque irrisorio, quindi avremo delle piantine gratis, mentre tendenzialmente le piante da interno hanno dei costi abbastanza rilevanti. Se invece vogliamo avere tante piante, però non vogliamo spendere molto, vogliamo regalare le piante ai nostri parenti, ai nostri amici, possiamo tranquillamente moltiplicarle a casa nostra. Pensate che invece questo esemplare che andremo a moltiplicare oggi è una talea che ho fatto 5 anni fa e adesso è quasi 2 metri. Il periodo non è così restrittivo, infatti possiamo fare questa talea praticamente in tutta la bella stagione. Consiglio di iniziare verso il mese di marzo-aprile e si può tranquillamente continuare fino al mese di settembre-ottobre. Sconsiglio di fare la talea nei mesi autunnali o invernali perché le ore di luce sono molto meno, fa più freddo e di conseguenza le piante fanno più fatica a radicare. Il periodo estivo è ideale perché possiamo fare la talea anche in concomitanza della potatura, perché il ficus, essendo un albero, ogni tanto va potato perché magari fa dei rami un po' scomposti o perché semplicemente cresce troppo. E gli scarti della potatura, i rami che andiamo a potare, li possiamo utilizzare per fare le talee e quindi nuove piantine. I rami ideali per diventare talea sono i rami giovani, che devono avere circa 1-2 anni. Li distinguiamo perché se partiamo dalla cima andiamo a seguire il ramo fin dove non si incrocia con un altro ramo. E questo è tutto un rametto giovane di 1, massimo 2 anni. Preparare la talea ora è semplicissimo. Basterà eliminare le due foglie più in basso, lasciarne 2 e poi andare a tagliare. E questa è una talea praticamente pronta. Dopodiché possiamo valutare se fare altrettanto con quello che rimane. Quindi eliminare le due foglie più in basso e lasciarne 2. Così facendo abbiamo una talea con la cima. Io tendenzialmente le talee con la cima non le faccio perché la cima tende a richiedere molta acqua e molti nutrienti a una piantina che non ha ancora le radici. Quindi c'è più possibilità che secchi, però si può tranquillamente fare. Come spesso capita, quando la foglia è abbastanza grande, non conviene lasciarla intera, ma meglio tagliarla, lasciare circa un terzo della foglia. Così facendo, la foglia non chiederà tanta acqua e nutriente alle radici, che non ci sono ancora, e soprattutto non farà molta evapotraspirazione, quindi non disperderà acqua, cosa essenziale per non far seccare la talea. Allo stesso tempo, continuerà a fare un po' di fotosintesi, che invece quella sì che è importante per la vitalità della pianta. Dopodiché basterà prendere un bicchiere, mettere 2 dita d'acqua e inserire la nostra talea.
Quindi facciamo un'altalena acqua. Come prima cosa dobbiamo aspettare che la pianta radichi, quindi faccia delle radichette, ma non è che alla prima radice la andremo a mettere subito a terra. Aspettiamo che comunque l'apparato radicale raggiunga qualche centimetro, magari che anche si ramifichi, e poi lo potremo mettere a terra. Il ficus si potrebbe propagare anche direttamente nel vasetto con la terra, quindi facciamo l'altalena esattamente come abbiamo visto e al posto di mettere in acqua la mettiamo in un substrato, in un suolo. Però conviene, secondo me, passare prima dall'acqua, radica molto più facilmente. Così facendo 8-9 piantine su 10 radicheranno. Se invece le mettete a terra è quasi il contrario, 2-3 piantine su 10 riusciranno a mettere le radici. Altri consigli sono quello di sostituire l'acqua circa ogni 2-3 giorni. Non basta rabboccare, ma meglio sostituirla così da avere dell'acqua fresca. E dopodiché riponete le talee in un posto molto luminoso, però senza luce diretta. Questo un po' a seconda della stagione, se vi trovate a marzo-aprile quando la luce non è ancora molto forte, può arrivare anche dalla luce diretta senza problemi. Se invece la talea la facciamo a luglio-agosto, il rischio è che se mettiamo questo bicchiere in pieno sole diventi brodo quest'acqua e quindi che le talee proprio bolliscano, non riescono a radicare. Però allo stesso tempo se le mettiamo troppo al buio, dove non ricevono luce, sono destinate a marcire. Il ficus non è particolarmente idoneo alla coltivazione in idroponica, di conseguenza prima o poi un vasetto con la terra bisognerà darglielo. Quindi tenete le talee in acqua per qualche settimana, quando le radici vedete che si sono sviluppate bene, mettete la terra. Se dovesse tenere il ficus sempre in acqua, prima o poi marcirà. Qui con me ho una piantina di monstera, quindi non è un ficus, che è ormai qualche settimana che è in acqua e potete notare che ha fatto un buonissimo apparato radicale. Arrivato a questo punto la metto a terra con una certa serenità. Quando metteremo le talee in terra ricordatevi di utilizzare un terriccio ben drenante. Meglio se mischiate alla terra anche della perlite oppure della pomice che aiutano proprio l'acqua in eccesso a scolare. Con questo il video si conclude, spero vi sia stato utile. Se avete le domande scrivete nei commenti. In ogni caso iscrivetevi al canale perché in questo canale trovate tantissimi consigli su moltissime piante, sull'orto, sul giardino. Se invece preferite leggere, potete acquistare Il mio spazio verde, il libro che ho scritto insieme alla De Agostini. Noi ci vediamo con un prossimo video, mi raccomando, fate i bravi con le piante e fate i bravi col signor Benjamin. Ciao a tutti!